vorrei dire solo tutte ai più giovani qui che conoscono anche la storia, poco la storia recente. Alzatene senza voce, Napoli era una capitale, aveva la sua banca, aveva i suoi ministeri, aveva le sue università, aveva tutto. L'hanno presa alla fine, i giacobini l'hanno presa. Oggi Napoli che cos'è? È un capoluogo di provincia, si sono presi tutto. Non possiamo avere il controllo del San Carlo. E quindi, un esempio, il maestro Enzo Amato vorrebbe fare il famoso festival della musica della napoletana e deve andarci a trovare i garage per Napoli per farlo. Prima festival e poi la cosa, un'altra cosa importante, si sono presi il Banco di Napoli. Oggi il Banco di Napoli è savoiardo, è torinese. La prima banca dopo quella a Montepaschi di Siena al mondo. Cioè non avere il controllo economico, il potere economico e finanziario di questa città è una cosa incredibile. Nemmeno i giacobini post 1860 permisero che il Banco di Napoli fosse preso dai torinesi. Oggi il Banco di Napoli parla torinese, con tutto il suo archivio di Stato, con tutta la sua biblioteca nazionale, con tutto quello, con quei tesori che ha. Non è più di Napoli. Voi andate in giro per Napoli con i cantieri, vedete soltanto aziende del nord, cooperative, che fanno i lavori a Napoli, non ci sono più ingegneri, non c'è più nulla, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, non c'è nulla. Quindi quando Francesco disse diventerete un capoluogo di provincia e non avete più gli occhi per piangere, la sua profezia si è avverata. Quindi oggi noi abbiamo Napoli che ha un corpo di una capitale, di una metropoli, con una testa piccolina di quattro giacobini che gestiscono il nulla, che soltanto i loro interessi e basta. Ed è quello che era, soprattutto per i più giovani. Prima eravamo una capitale a tutti gli effetti, ora siamo un capoluogo di provincia. Quindi si passa la parola.